Salve gente, sono la Russia ed eccomi qua su XCOM Enemy Unknown. Ok, nell'ultima puntata ho abbattuto quell'UFO lì, ma prima di partire in missione voglio produrmi un po' di corazza Titan. Minchia quanto costa la Titan? Non è umano, nuovo obiettivo sbloccato. Ok, oh cavolo. Dovrei avere un po' più di soldi, aspetta, vediamo un po' di vendere un po' di roba perché se no. Un po' di roba perché se no non ce la facciamo. Possiamo vendere d'altro. Un po' di questo. Ok. E vediamo quante ne possiamo comprare. Di ste corazze Titan. Che credo che così possa bastare. Dai. Vediamo. Ok, ricordiamo Ethereum, Mutant Elite, Sectopode, drone e fluttuante corazzato. Io di questi conosco solo il drone. Basta, non ne ho mai visti gli altri, quindi. Oh, siamo un po' nella merda. C'è il nostro fulmine. A te ti metto Titan. Con il supporto strutturale extra della corazza, mi aspetto che le truppe. Wow, che figo, quindi nulla le può far male. Che figo. Quindi diamo una Titan a te. Una Titan per tutti, fratelli. Abbiamo i migliori elementi della nostra squadra per questa missione. Perché se no non si può fa'. Titan a te, Titan a te, invece a te. Xino, ti lascio così. Oppure te metto la Titan anche a te. Non lo so. Ah boh. Xino, lui è un cecchino, può fare quello che vuole. Ce la farà. Oh, vediamo se ce la facciamo, eh. Perché tutti sti alienozzi. Il nostro bersaglio è vicino ai confini della Germania. Sembra che gli alieni siano caduti in una zona scarsamente popolata. Se nell'area ci sono dei civili, spero che si tengano alla larga. Speriamo che tutto vada per il meglio. Ho paura, per questa missione che tutti sti nomi sconosciuti, tipo Sectopode, Mutant Elite, ci potranno fare tanto il culo. Ma noi ricordate, siamo dell'XCOM, niente ci può battere, abbiamo Xeno. Guarda che cazzuti con la corazza Titan. Hanno protetto questa nave con la loro tecnologia più avanzata. Perciò possiamo presumere che contenga qualcosa di importante per la loro invasione. Dobbiamo aspettarci una forte resistenza. Non si arrenderanno facilmente. Eh no, 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 non si arrenderanno i coglioni. Stiamo in guardia qui. Con Xino, mettiamo un po' più indietro. Stiamo in guardia con la pistola. Forse questa qua potrà essere una delle missioni più difficili della nostra campagnetta di XCOM. Guarda quanta vita c'hanno però sti qui. Abbiamo diesel, però visto che abbiamo diesel faremo un po' schifo. Quante volte stavo per ammazzare i miei compagni di squadra diesel. Che cos'è questo rumore? Avete sentito questi passi così? Ho paura, eh. Ho paura, tanta paura. Avanziamo un po'. Sembra che gli alieni impieghino le Cazzo! unità meccanizzate e con una potenza di fuoco maggiore. Come faremo ad affrontare cose di quella stazza? Potremmo trascorrere anni ad analizzare il funzionamento di quella cosa. Che cazzo è? Oh merda. Xino, Xino! Colpo incapacitante. Dai, proviamo a fare colpo incapacitante, dai. Sì. Bene. Ora colpo in testa. Ok, danno critico, dai così. Non so che cos'è questa roba, non voglio saperlo. Cavolo, ma che cos'è? Ma
Che popò è? Dai, vediamo di fargli un po' di danni. Mancato. Merda, lo curano i bastardi. Gli hanno dato 6 di danni. Ah, posso catturarlo? Vediamo di volare con questo qui. E di colpirlo alle spalle. Volare un po' in alto, anzi, così. Così va bene. Cosa possiamo beccare? Becchiamo questo qui. Oh, porca tozzona. Vai. Xino. Non so che cos'è questa roba qui. Dobbiamo batterlo in costo la vita anche di Xino. Lo so che ho detto la vita anche di Xino. Possiamo rischiare solo per abbatterlo. Dai. Ma possiamo anche catturarlo, mi pare, col nostro congegno. Dov'è l'altro qua? La vediamo di correre. Se riusciamo a catturarla è Popò l'ideale. Dico troppe volte Popò. Facciamo. No, attacchiamolo ancora una volta. Anche è ancora mancato, porca puttana. Ho paura. Cosa sta facendo? Cosa vuole fare? Mo so cazzi, mi sa, eh. Quando fa così, non so che cosa vuole fare. Avremo la Titan, però. Lanciarazzi 6 di danno, dai, proviamo. Dai. Dai, vediamo di fare fuoco di soppressione. Così lo lasciamo lì e non ci può far male. Dai, vediamo di catturarlo. Ma non metti drone? Come non possiamo? Come non lo possiamo manomettere? Cazzo! Ora torniamo qua dietro. Ma prima potevo. Ah boh, allora devo di ammazzarlo. Oh cazzo, ce la stiamo facendo? Oh. Bene. Mi sto cagando sotto. Oddio. Andiamo un attimo di tornare a terra. E ricaricare. Con Xino avanziamo. Fin lì. E con gli altri. Con voi altri non so dove mandarvi. Vediamo di rimetterci in posizione. Mi stavo cagando sotto. Spero di non ritrovarlo mai più. Pensavo che già solo vedere il Berserker, come lo chiamo io, è una delle cose più orribili che ti può capitare nella tua vita su XCOM. Mi stavo sbagliando. Hai ragione. Oh sì, se mi sbagliavo. No, non ho sentito un cazzo. Senti voci nella tua testa. Vediamo. C'è qui. Stiamo in guardia. Anche qui. In guardia. Vediamo di ricaricare prima di muoverci. Prima muoviamoci un attimo qui e ricarichiamo solo. Non facciamo altro. Ok. Qua mettiamoci in guardia
con Xino, con la nostra diesel che cicca sempre un colpo. Andiamo qui, avanziamo piano. Come in passato, stiamo assistendo a una graduale progressione nello sviluppo. Cazzo. Dei soggetti alieni. Quella corazza pesante sembra quasi impenetrabile. Come se i primi Muton non bastassero, ora sono anche protetti da placche corazzate. Oh merda. Xino, dai. Vedi che può fai. Che può fare. Che può fare. Oggi non so che come sto parlando. Sarà un po' l'influenza Sara che... Oh cazzo. Dai, bravo Xino, eh. Dai, vediamo se riusciamo a batterlo. No, Xino, no. Vabbè, dai. Uno ogni tanto ci può anche stare, Xino. Però non con questi cosi giganteschi. Vediamo di muoverci e di ammazzarli. Ho idea di bloccarli totalmente lì e avanzare ai lati, tipo bloccarli proprio in quell'angolo, lasciarli lì, opprimerli. Ma sono su statiche stranissime che solo io riesco a fare. Vediamo un po' che riesce a fare. 2%, dai. Facciamo... Spostiamoci un attimo qui con il nostro Juan Carlos Valdez. Cosa? Che cos'è quello? Un potenziamento sostanziale. No, no, cazzo, fulmine, non morire. Oh cazzo, sti fluttuanti. Muoviamoci di qui che abbiamo tutti... Oh cazzo. Ah boh, meno male che hai riflessi fulminei. Il nostro Mustang. Dai. Muoviti. Quanto odio quanto quando si blocca la visuale così. Oh, muoviti. Bravo. Ok, vediamo di ammazzare questi cosi. Sti cosi. Dai, proviamoci. Merda. Voliamola. Vediamo se possiamo colpirli dal lato. Dai. Un ammazzato, bene. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Sì, 10 di danno critico. Grande Xino. Una cross the map. Eccellente. Dai, muoviamoci un po' al lato. Uh, 5 di danno, dai. Va bene. Invece con diesel vediamo di spostarci un po' avanti. Dai, lo ammazziamo. Sì, il Mutant Elite è eliminato. Questi qua dovrebbero essere i fluttuanti corazzati. Allora quello che ho ammazzato prima o è l'Eterio o il Sectopode. Oh cazzo, no. Cioè, cerchiano Xino. Merda, vediamo di... Oh cazzo. Ah, riflessi fulminei. Intanto il nostro può avanzare quando vuoi. Quando vuole. Non ci ammazzeranno mai con un guardia. Dai. Possiamo stordirli anche. Ah sì, è vero. Possiamo. 6 di danno, dai. Xino, vediamo di proteggerlo. Dai, muoviti. Andiamo da Xino, proteggiamolo. E poi a fare un assalto mentale.
Oh cazzo, Xino. Dai, assalto mentale. Ok. Abbiamo fatto questo danno mentale. Danno mentale. L'abbiamo reso un celebro leso, sì. Dai. Vediamo se riusciamo ad eliminarlo. Sì, abbiamo salvato la vita a Xino, dai. Ora c'è ancora quello là, però. Vediamo se riusciamo a eliminarlo. Se riuscirei a catturarlo, sarebbe l'ideale. Se riuscissi a catturarlo. Che cicco sempre sti verbi. Sodonna. Ma dove scappi? Mio Dio, che codardo. Riusciamo a fare shoot and run. Dai, shoot and run. No, possiamo solo stanarlo, dai. Staniamolo dunque. Ok. Ricarichiamo. Anzi, prima avanziamo, poi dopo ricarichiamo. E non siamo ancora entrati nell'UFO, quindi cosa ci sarà dopo? Ah, oh, ho paura, eh. Sempre paura quando gioco XCOM. Ma non ho paura delle bestie in sé che. Dico, oddio, mi fanno schifo. È proprio perché non so come batterli. Cavolo. Molto spesso ci riesco. Però ho sempre problemi. Ok, quindi spostiamoci. Attività aliena. Bene. Sì, un po'. Ricarichiamo e stiamo sempre in guardia. Rock and roll. Lo dicono sempre in una maniera stranissima. Non smetterò mai di dirlo. Hangard. Xino, spostiamolo. Di qui. Tanto Xino è, diciamo, una truppa multiuso perché può fare grandissimi danni dalla distanza, e questo qua lo sappiamo, però può anche spaccare i culi adesso da corto raggio grazie alle sue doti mentali. Minchia, sempre. C'è sempre la dottoressa che dice. Ah, possiamo fare il culo a tutti con queste navi. Sono fantastiche. E invece il dottore, lì, l'ingegnere. Loro ci faranno il culo a noi, però. Pum. Cosa c'è qua dentro? Che cos'era? Non lo so che cos'è stato, non chiedetemelo. Qualsiasi cosa sia, dovrebbe essere l'Etereo, forse, o il Sectopode. Perché gli altri due li ho già incontrati, Mouton d'Elite e il fluttuante corazzato. Quindi, qualsiasi cosa sia, catturiamola. Gora, Catchemon. Catchemon. Viva i Pokémon. Pokémon. Gora, Catchemon. Catchemon. Viva i Pokémon. Apriamo la porta e vediamo che c'è. Un cazzo. Un gran cazzo. Avanziamo con lo Shiv. È in guardia. Con Xino. Mettiamolo un po' più qua dietro. Poi siamo in guardia con la pistola. E spostiamoci avanti con il nostro paparino, visto che gli altri stanno in guardia e possono coprirlo. Intanto con Diesel, sempre la solita cosa, apre in guardia. E
Vediamo se sbuca questo tizio. Ma che cos'è? Oddio, ho paura. Ah, mandiamo prima te. Oddio. Oddio. Non finisce più sta nave. Ah, quindi entrate lì. Quindi dovrebbe essere lì. Qualcosa che sia, ma secondo me ci hanno lasciato il peggio per la fine. Almeno spero che il peggio sia qualcosa di gigantesco che ho trovato prima. Meno male che non mi ha danneggiato nessuno dei miei uomini. Allora, beh, posso fare il giro comunque da qui. Se voglio, fatevi controllare. Sì, è vero, posso fare il giro. Quindi teniamoci pronti. Poi, Xino, andiamo qua dietro. In guardia con la pistola. Poi, nostro paparino, caro. Andiamo un po' più dietro. Con Diesel in guardia. Dietro la porta, anche te in guardia e dietro la porta, poi l'ultimo qua dietro, c'è il robot che è il più danneggiato di tutti, anzi l'unico danneggiato, teniamolo in guardia anche qui. Non so, ma non so voi, ma io c'ho una gran cagazza. Vediamo. Oh cazzo. In base al suo aspetto fisico, presumo che questo alieno non si affidi alla forza bruta. Consiglio di prestare estrema cautela, comandante. Preferivo sicuramente le armi tradizionali. Comandante, quel congegno sembra essere molto importante per loro. Dovremmo assolutamente recuperarlo per studiarlo. Oh cazzo, no, non mi fare dei cali di frame rate adesso. Ok. Nessun bersaglio disponibile. The fuck? Scusatemi, gente, rieccomi su. Tornato. Ho voluto fare una piccola cosa perché pensavo che mi calasse il frame perché non avevo abbastanza spazio disponibile sull'hard disk. E ho voluto eliminare un po' di cose perché non volevo che il filmato, cioè il gioco mi crashasse di nuovo. Perché con vari video ho avuto, in pre ultimi ho avuto dei problemi, vedete Warband. Ma questi sono altri discorsi. Dai, vediamo se riusciamo a eliminarlo. Oh cazzo. Sì, sei di danno. Boh. Col Shiv. Vediamo se riusciamo a cerchiarli. Ah, c'ho danni a questi qua. No! Xino, dai. Fucilozzo. Ah, chi posso colpire? Colpiamo te, va. Ok, uno eliminato. Possiamo fare doppio colpo. Io faccio un colpo in testa. A questo qui, abbiamo fatto 7 di danno, buono, dai. Dai, vediamo di catturarli il più possibile. Io voglio tenere sotto soppressione quel. Oh, cazzo. Perché? Anzi, lo rimando indietro il colpo. Come riusciamo a battere una roba così? Merda. Ovviamente come sempre manco tutto. Cosa fa questo qui?
Cozzo, no, 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 no. Diesel. Fulmine. Oh cazzo. Bastardi. Che bastardi. Dai 4 di danno. Vediamo se riusciamo a catturarlo almeno. Questo qui, che uno me lo volevo portare a casa. Sì. Catturato. Dai, vediamo se riusciamo a fare qualcosa a livello mentale a Diesel. Ah, io penso se gli faccio tanti attacchi mentali dopo un po' se ne va. Che fa? No! No! Non farlo, Diesel! Diesel, torna con noi! Ok, un piano. Riesco a stordirti? Ma manco per il ca... Dai. 7 di danno. Ok. Dai, Xeno. No, cazzo, devi ricaricare Xeno. Che cazzo ha fatto? Dici di danno? Beh, meno male che non becca mai, quindi... Spostiamoci qua dietro, allora. Sei di danno. Dai, Xeno. No, facciamo colpo incapacitante. Se riusciamo a farlo... Sì, dai, uno di danno, però almeno non può più utilizzare la sua arma. Aspetta. L'altro attacco facciamo con la pistola. Per fargli un po' di danni. Perché voglio catturarlo, sto coso. E vediamo che riusciamo a fare. Lancio la granata fumogena per coprire il nostro amico. Cosa fa? No, gli sto assorbendo la vita. Oh cazzo. Dai, prova. Dai, 5 di danno, vai, catturalo, catturalo. Dai, fallo per lo Shiv. Fallo per l'XCOM intero. No! Possiamo più catturarlo. Ancora una volta, dai, proviamoci. Ricarichiamo però. Ah, Diesel è tornato con noi. Almeno una notizia buona ogni tanto. Faccio la copertura. Volevo catturarlo però. Cosa fa? Mio Dio. C'è morto Fulmine però. Never forget Fulmine.
Ah, io pensavo che uscivano tutta la mia squadra come degli eroi così. Oh, noi siamo fighi. Ma dov'è Xino? Recuperato da una nave occultata e protetto dall'essere più potente mai incontrato finora. Cosa crede che sia? Un oggetto di immenso potere. Pensi a cosa potremmo fare scoprendone i segreti. Boh, vedere... È pericoloso, dottoressa. Secondo me potremmo vedere sotto gli abiti delle donne senza... Con questa cosa qui ci colleghiamo e riusciamo a vedere... Una figata, Signore, rilevo qualcosa di insolito. Un'altra nave occultata? No, signore. È enorme. Cozzo Dio. Per favore, ditemi che è solo una coincidenza. Temo proprio di no, signore. L'origine della scossa coincide esattamente con il nuovo contatto. Le nostre armi non saranno in grado nemmeno di scalfirlo. Se voi due avete altre brillanti idee, è il momento giusto. Gente, mi sa che questa è la resa dei conti. E mi sa che sono nella merda. Wow. Usa il congegno degli eterei. Fulmine. Ottimo lavoro, comandante. La cattura di un soggetto alieno vivo ci permetterà di ampliare la gamma di sperimentazione rispetto agli esemplari morti. Ormai siamo alla resa dei conti. Ora che abbiamo messo alle strette gli alieni, credo che vedremo quanto valgono davvero. Personalmente mi aspetto una resistenza mossa da pura... Ok, cosa devo fare? Ah, mi sa che devo ricercare un po' di attività aliene. Guardate questa roba qui, quanto è gigante! Sì, sì, sta zitto. Qui c'è il plasma disponibile per la produzione. Oh cazzo, quanti fucili. Ok, faccio un'interrogazione di queste cose qui. Vediamo se riusciamo, eh. Ok. Vediamo un po'. Tecnologia delle armi. Ah, guadagnati crediti. Prima volevo fare un attimo queste cose qui. Ma dai, facciamo prima questo. Sta zitta. Ah sì, inviamo, sì. Camera di Gollop disponibile per la costruzione. Ah, che figo. Corazza psionica. Sì, subito, subito. Che cos'è questa corazza psionica? Aspetta, vediamo un po'. Ah, facciamo fucile precisione al plasma. E voglio costruirla, sta... Sì, sta zitto. Una, e sapete già a chi la darò? Laboratorio psionico, vediamo chi possiamo mandare. Fare di tutto per fornirgli un sito sicuro. Proviamo a mandare Diesel e Mustang. Ah, dobbiamo anche costruire quel congegno strano. La camera di Gollop. Oh, 200. Dobbiamo vendere qualcosa. Richiesta in attesa? Sì, si può soddisfare, vediamo. Ci ho guadagnato un po', possiamo costruire la camera di Gollop. Ma chi è Gollop? Sembra un nome di un rapper. I'm rapper Gollop, motherfucker. Dai, rapper Gollop. Abbiamo una grossa rilevazione e si avvicina rapidamente. Avremo qualche difficoltà a starle dietro.
Ah, inviamo un intercettore. Oh, Falco. Abbiamo solo Falco qui. No. Ah, l'abbiamo battuto, sì. Ok. Lo possiamo fare la prossima volta. Innanzitutto voglio prima vedere una cosa, scusate. Caserma, utilizza soldati, Xino. Xino, vediamo come stai con questa. Cosa può fare? Aspetta, che può fare? Corazza media. Ah, non lo so. Forse magari dà più poteri psionici. Ah, non lo so. Comunque, gente, per questa puntata è tutto. Ah, votate, commentate. Ci sentiamo la prossima. Da Larus è tutto. La prossima sa che sarà un po' la resa dei conti. Siamo arrivati in sala fine, di XCOM. Paradossalmente. Ci sentiamo, dopo, con questa laggata finale, ci sentiamo dalla nostra. Ciao!